quanto è bella Napoli, eh? Io sono orgoglioso di essere napoletano. E voi? Pensate se fossimo nati in uno di quei paesi pieni di nebbia, senza un po' di mare. Bella Milano, se si potesse vedere. Mancano panne spaso orientativa. Napoletano quando si sveglia la mattina già sotto invece del pigiama tiene il vestito di Pulcinella, prende il mandolino e comincia a cantare: mamma, ma hai fatto la colazione, tu hai messo in batazzo. Che sta? Siete caduti? Io sono quello che quando uno casca per strada a Milano la gente non si ferma nemmeno a aiutarlo. Ma voi avete mai provato a telefonare in un ufficio pubblico napoletano? No. Quelli sentono e non rispondono, perché come suona il telefono, drin, 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 parla la tarantella e come drin, 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 drin. Bisogna credere ai miracoli. Miracoli. Anche tu sei l'espressione di un miracolo, un figlio dell'entroterra napoletano che per tutta la vita è stato comunista e ora governa accettando le regole della società capitalistica. Sapessi la fatica che ci vuole per affrontare i problemi di questa città. Vuoi che facciamo un po' di strada insieme? E andiamo, va. Sindaco della città, ho invitato tutte le scuole europee che partecipano a questa iniziativa a venire nella nostra città in primavera prossima e avremo Napoli porte aperte all'Europa con tanti ragazzi di Parigi, di Bruxelles, di tante città che verranno a Napoli non solo a conoscere i monumenti ma a conoscere e a fare amicizie con i nostri ragazzi napoletani. Mi sembra davvero un'altra bella iniziativa. Una cappuccio e una sfogliatella per favore. Una domanda, scusi, tutta l'immondizia qui dov'è? Se ne s'aiuta, tu sai a tu, tu sai a tu, a tu sto cuore in grado più di spietta, farmene un po', farmene un po', a tu lo fuoco. Sì, un altro messaggio ancora, il G7, l'ONU, riconoscimento da parte dell'UNESCO del centro storico come patrimonio dell'umanità. Sulla guarda, sulla guarda. E attenzione, che vi sono tante persone che ritengono che sia una profonda ingiustizia quella che si è scatenata contro di noi, oltre ogni limite. C'era sempre che ti piaceva solo la pizza, che lì belle cose nostre. Mi piace solo la pizza, che cosa? O mandolino? Mandolino. O mandolino non ti piace? No, mi piace. Qua io sempre, vi giuro, guardate, perché voi mi rado solo che la pizza che mangio solo mandolino. No, mi piglio cose, ma non lo so, mi pare che non mi abbronzo, non mi sa. Non... Signore e signori, buonasera e benvenuti ancora a Tribuna Politica. Il tema di questa sera è il seguente. È meglio avere come vicino di casa un napoletano o un deposito della monnezza? Il secondo. Sì, perciò. Tutto il secondo.
questa piazza Plebiscito l'ha istituita proprio ai bambini questa mattina, cioè il suo più grande desiderio è stato realizzato. Sì. Ma un attimo soltanto. Una cosa, dobbiamo portare 100.000 bambini, penso. Ora lo diciamo. Uno di questi giorni. Siete pronti tutti? Sì, va. Un attimo soltanto. Vento siberiano è arrivato a noi. Vai. Pronti? Sindaco, stamattina questa piazza è stata restituita ai bambini. Un suo obiettivo quindi è stato raggiunto? E quando parla è sulla bambrugliana.